Allora adesso diamo un attimo la parola per un intervento di massimo 5 minuti ciascuno, visto l'ora tarda, ai tre relatori. Andrea. Sì, io ringrazio molto per questo dibattito molto bello e sono uscite tantissime cose, non si può ovviamente replicare a tutto, molte le condivido, poi avremo occasione su tanti temi di tornare. Io volevo dire il mio parere su tre nodi, insomma, politici, identitari che sono usciti, che a me paiono molto importanti. Il primo punto è questo, qui ci sono stati alcuni interventi che hanno toccato i temi economici, sociali, io li vorrei vedere dal punto di vista, diciamo, della discussione che stiamo facendo stasera, nel senso che noi abbiamo avuto alle spalle un ventennio, non solo in Italia, dove sostanzialmente la politica ha pensato di poter abdicare un proprio ruolo di guida, sia rispetto ai processi economici, ma sia rispetto a altri poteri. Io penso che noi dobbiamo tornare a dire che la politica, le istituzioni, la democrazia hanno un compito di guidare i processi. Questo non vuol dire non tenere conto del pluralismo sociale, degli interlocutori, ma di una politica che torni a avere la sua autorevolezza, la sua forza, la sua credibilità verso il paese. Questo, da questo punto di vista, su questo punto io mi trovo molto in sintonia con il discorso che sta facendo Renzi, insomma, perché questo punto del ruolo di guida della politica, dell'autorevolezza della politica, è un punto che nel discorso di Renzi al paese è molto presente, secondo me è un punto molto, molto importante. Ovviamente questa autorevolezza, questa capacità della politica di tornare a guidare i processi, inevitabilmente si deve misurare col livello europeo. Questa è la ragione per cui ho parlato anche del PSE, ma su questo non voglio tornare. Invece io penso, e questa è la seconda cosa di cui vorrei parlare, che il discorso di Renzi è molto più contraddittorio sul tema del partito della nazione, che penso sia un tema che noi dobbiamo affrontare. Ora, e vi dico come la vedo io non sono preoccupato né perché entrano quelli di Sera né perché entrano quelli di Scelta Civica, vi dico la verità. Finché entrano nel PD personalità che sono nell'ambito del centro-sinistra, secondo me non c'è niente di male. Un altro discorso, sono altri settori dello schieramento politico. Per me il dibattito identitario nel PD è un punto diverso, insomma, che un po' è stato toccato anche qui, anche da Sandra, anche nella discussione, cioè che tipo di sistema politico pensiamo in Italia? Cioè pensiamo che sia auspicabile un sistema politico in cui solo il PD può governare, si colloca al centro della politica italiana e ha come alternative una destra in mano a Salvini sostanzialmente priva di cultura di governo e un Movimento 5 Stelle anch'esso privo di cultura di governo, per cui si torna a un sistema politico in cui non c'è un regime di alternanza al governo del paese ma governa sempre la stessa forza politica, in questo, diciamo, scegliendo un'identità più o meno indistinta appunto di partito della nazione, concetto che io vedo molto discutibile, anche perché in democrazia e in Costituzione tutti i partiti sono partiti della nazione, perché è una sconfitta della democrazia pensare che un solo partito ha le caratteristiche, la cultura politica di rappresentare la nazione. Oppure noi auspichiamo un contesto in cui il PD è il grande partito del riformismo, della sinistra, il grande partito progressista italiano, assolutamente aperto a tutte le classi sociali, di una sinistra moderna, innovativa, che vuole innovare e cambiare lo stesso partito del socialismo europeo, ma che vuole essere una grande forza della sinistra e del riformismo. Questo secondo me è un nodo che il PD deve scegliere, come vi ho parlato, io sono per la seconda opzione, che non vuol dire auspicare di non vincere le elezioni, è naturale che in un paese ci possono essere anche fasi storiche in cui la sinistra o la destra vince per lungo tempo. Nella Francia maggioritaria della Seconda Repubblica, fra, diciamo, il cambio di modello di Stato che c'è stato, insomma, a seguito poi di un travaglio storico molto grande, la guerra d'Algeria e così via, fino alla vittoria di Mitterrand, sono passati quasi 20 anni. Però, quindi non è il punto che si auspica di perdere, ci mancherebbe altro, ma bisogna, secondo me, capire il PD cosa aspira a essere e a che sistema politico per il paese vuole contribuire. Appunto io penso che su questo ci sia il punto identitario da discutere, cioè se siamo un grande moderno partito della sinistra dentro il PSE che ha raccolto la tradizione dell'Ulivo, le culture politiche diverse
mette verso il futuro, o se auspichiamo di nuovo un sistema bloccato. Ora io segnalo che se è bloccato in Italia c'era per ragioni internazionali che sappiamo tutte, ma alla fine ha fatto male anche al partito che era al centro di quel sistema bloccato, e che penso che invece noi dobbiamo andare allo schema appunto di un grande partito della sinistra riformista. L'altro punto su cui mi vorrei esprimere, come ho finito, è questo. Io non temo il fatto che il PD abbia una leadership forte, non solo perché credo che in quest'epoca storica sia importante avere una leadership forte, ma perché in realtà anche nella storia della Prima Repubblica le grandi leadership sono state leadership forti. Se io voglio proprio apparire a volte un po' nostalgico, ad esempio la leadership di Palmiro Togliatti era una leadership piuttosto forte, e anche quella del Cide De Gasperi non è che erano, come direbbe il compagno Vassallo, era una leadership abbastanza forte, erano entrambe leadership molto forti, certo, in un contesto storico diverso. Quindi io penso che il fatto che oggi il PD abbia una leader più forte, non solo per questa ragione storica, ma davvero per l'attualità che stiamo vivendo, sia un fatto che per me è estremamente positivo. Il punto è che per cambiare il paese e per i compiti che il PD ha davanti a sé, a mio avviso non basta la leader più forte. Ci vuole un partito organizzato, strutturato, dedicato alla società italiana, e ci vuole una cultura politica condivisa. E quindi io penso che la sfida che vada lanciata anche alla Renzi, insomma, non sia sul fatto che la sua leadership è troppo forte, ma che sia, diciamo, quella che questa stessa leadership si misuri col tema appunto di un grande organismo collettivo che è il partito, che peraltro è un tema che appunto lo stesso Renzi nell'intervista all'Espresso in qualche modo ha detto. E questo penso che sia un terreno in cui anche questo nostro documento può offrire un contributo. E infine al compagno Vassallo, all'amica Zampa, io proporrei di presentare la prossima volta il documento a Roma, così ci diamo anche, nel senso che perché ormai c'è un'intesa totale, siccome mi pare che la presentazione a Bologna sia stata molto bella, molto interessante, secondo me dobbiamo studiare un'analoga presentazione romana. Grazie a tutti e grazie a Rodolfo.